Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente è arrivato il momento della mega makeup collection, decluttering ragazzi, come sapete non appena tutto questo sarà finito mi trasferirò nei Paesi Bassi in Olanda e quindi sto cercando nel frattempo che sono a casa di fare un po' di decluttering, di sistemare e soprattutto di dare via le cose che non mi servono perché ho veramente un sacco di roba. Quindi ragazzi, bando alle ciance, vi lascio subito, l'ho filmato la notte scorsa il video di decluttering ragazzi perché io di notte sono super attiva e quindi mi sono messa a fare praticamente a riordinare tutta la makeup collection, quindi vi lascio il video, spero davvero che vi piaccia. E vi mando un bacio grande. Ciao. Ok ragazzi, questa è la situazione. Sembra tutto molto in ordine, vi devo dire. Sembra, qui c'è gatto Denver. Ciao. Ciao. A volte fa i miau silenziosi. Apri la bocca ma non esce nulla, non esce suono. Sembra tutto in ordine, ma in realtà adesso quando andrò ad aprire questi cassetti vi renderete conto che è veramente un casino e ho seriamente bisogno questi poi ragazzi. Sono veramente la morte, ho veramente bisogno di un bel decluttering. Primo cassetto, questo teoricamente era il cassetto dei fondotinta e ce ne sono veramente tantissimissimissimi. Questo di L'Oreal in realtà mi piace molto e quindi non voglio darlo via. Mi trovo benissimo con i fondotinta L'Oreal, vi dirò, e questi due sono entrambi ottimi. Allora, poi abbiamo questi di Too Faced, Porcelain e Shortbread. Questo è decisamente troppo giallo per me e questo è giusto come tonalità ma è un pochino troppo scuro, però li tengo entrambi perché comunque questo per i ritocchini quando sono in giro va sempre bene e questo magari quando sarò un po' più abbronzata. Questo di Zoeva non l'ho mai utilizzato, teniamolo. Allora, poi abbiamo due fondotinta di Givenchy, c'è uno dei miei preferiti di sempre, il Matissime Velvet, che è veramente pazzesco, e poi questo colore, il lo 02 Matte Shell, è perfetto per me come colorazione. Poi c'è questo Tint Couture Everwear, che purtroppo è troppo scuro per me, è troppo giallino, quindi lo regalerò a qualcuno piuttosto. Poi ho questi due, l'Extra Matte Perfection di Deborah Milano, mi trovavo molto bene con questo fondotinta, ma ragazzi è stra scaduto. E questo di Avon, stessa identica cosa, li ho da troppo tempo, quindi in realtà le cose scadute le butto, invece le cose che non sono scadute ma che non sono del colore giusto per me le regalo, quindi questi bye bye. Poi Lancome c'è il Taint Idol Ultra Wear, questo è decisamente troppo chiaro per me e quindi anche questo lo regaliamo. Poi qui ci sono due fondotinta Hello Happy colorazione 3 e 4, decisamente troppo scure per me perché io uso la 1 o la 2, a volte le mischio entrambe, ma la 3 e la 4 sono decisamente troppo scure anche se dovessi essere abbronzata, quindi anche queste le regaleremo. Vedo che alcuni fondotinta, molti fondotinta, visto che non mi stavano nell'altro cassetto, li ho messi qua, quindi andiamo a selezionarli. Allora, questo di Clarin mi piaceva tantissimo, è decisamente troppo scuro per me, ma lo usavo per l'estate, ma adesso è scadutissimo, quindi anche questo lo buttiamo. Altro fondotinta che avevo utilizzato tantissimo in estate quando ero abbronzata, questo è il Dior Backstage colore 2N, ma come vedete l'ho quasi finito e penso che sia anche scaduto, quindi anche questo lo buttiamo. Questo era il fondotinta che cambia colore, che tra l'altro è anche un ottimo fondotinta, non proprio per durata, ma il fatto che cambi colore e vada a diventare del colore della nostra pelle è fantastico, quindi anche questo lo teniamo sicuramente. Ok, fondotinta sistemati, ho i fondotinta liquidi e in mousse qui, altri fondotinta liquidi e in polvere là dietro, e poi qui ci sono i primer, anzi questo fondotinta lo spostiamo qua, qui ci sono i primer e qui ci sono invece i fondotinta compatti in polvere, e questo è il declutter che abbiamo fatto solo dei fondotinta ragazzi, quelli che butto e quelli che invece regalo. Wow, direi che procediamo alla grande. Qua sotto invece non ho ben capito che cosa tengo, mi sa. Allora, ciprie, qua ci sono altri prodotti in polvere che non c'entrano nulla, correttori, allora qui ci sono i correttori, allora possiamo sicuramente dare via questo di Mesauda, questo di Too Faced perché sono decisamente troppo scuri per me, questo di Dior,
stesso discorso, anche questo, sono tutti scurissimi. Questo invece, no, anche questo è decisamente troppo scuro per me. Altra cifra che mi piace tantissimo, di cui vi parlo sempre, quindi sono sicura che la conoscete, ma se ancora non doveste conoscerla, è la Poudre Première ed è una cipria traslucida di Givenchy, va bene, con tutte le tonalità di pelle, appunto perché è trasparente ed è fantastica, tiene benissimo il fondotinta fino a sera e non ti dà quell'effetto grigiastro nelle foto con il flash. Ok, qui ci sono i blush, ci sono anche alcuni illuminanti, c'erano dei pennelli che non c'entrano niente, quindi vediamo di sistemare tutto ciò. Allora, ho trovato un altro fondotinta, questo di Fenty Beauty in stick, e questo come colore è perfetto, quindi anche questo rimane. Sistemato più o meno anche il cassetto delle ciprie, anche se ho la sensazione che troveremo altre ciprie e altri correttori da altre parti, poi dovremo riempire. Appunto, per adesso ci sono lì, ci sono alcuni prodotti, una palette di correttori, un primer per gli occhi e questo, un ombretto che non c'entra nulla, e poi c'è questo che avevo preso, sono difficili da raggiungere, e poi c'è questo che avevo preso a Tokyo che voglio tenere, e poi qui ci sono allora tutte le ciprie, altre ciprie, c'è la Velvetizer di Urban Decay, quella Givenchy, e poi due, una in polvere libera, una compatta di Make Up For Ever, e qui ho messo tutti i correttori. Poi, qua sotto, simultaneamente, sono riuscita a mettere più o meno a posto anche i blush. Qui ci sono tutte le box di Benefit, poi qui ci sono tre blush liquidi, sempre di Benefit, un mini che è carinissimo, questo invece è il full size, adoro i prodotti mini ma penso che lo sappiate già, e poi qua dietro c'è un blush in crema Givenchy che adoro, un bellissimo color corallo molto, molto estivo, e poi qua dietro alcuni blush in stick, Too Faced, e poi qui ci sono appunto tutti altri blush vari ed eventuali, le Naked Flushed, c'è questa di Givenchy, io adoro, adoro i prodotti Givenchy, hanno un profumo buonissimo, ci sono sempre colorazioni molto delicate, e poi Estée Lauder, questo è molto acceso, e poi insomma altri brand, Wycon, Kiko, qualcosina di MAC, a cui sono troppo affezionata e non riesco a dare via queste cosine che hanno, cioè sono stravecchie, ma ragazzi, giusto per guardare il packaging li tengo. Ok, poi allora qua sotto sto cercando di sistemare le terre, c'è un altro mini della Hoola, e poi appunto altre terre, palette Too Faced, anche questa è molto carina. Sotto ho messo gli illuminanti, ce ne sono tantissimi, questi di Too Faced che sono meravigliosi ragazzi, and anche questo di Too Faced, meravigliosa, è la collezione tutta dedicata agli unicorni, se riesco ad aprirla, eccolo, questo è favoloso, e appunto ci sono tutti gli illuminanti, qui ci sono altri illuminanti in crema, e qui c'è quello di Jeffree Star illuminante in polvere, pazzesco, cioè con questo ceccate tutti, quindi andate sul sicuro. E poi vabbè, anche questo, solo il packaging di questo di Too Faced è veramente favoloso, che meraviglia. Ok, qua sotto inizia il casino perché ci sono un sacco di palette sparse in giro, e negli altri cassetti ne ho raggruppate, come ben potete vedere, diverse altre, ragazzi, quindi qui non ci stanno, manco se ve le voglio far vedere, quindi qui dobbiamo fare un mega, mega decluttering per davvero, ragazzi, perché sta esplodendo questo cassetto. Allora, qui c'è una palette che ho usato veramente tantissimo, infatti si vede, e quindi questa direi che posso darla via, così inizio ad utilizzare altre palette che sono ancora nuove o semi-nuove. Questa era la Naked Ultimate Basics di Urban Decay, super consigliata se vi piacciono i colori matte, perché appunto sono tutti opachi. Anche questa Glitter Bomb di Too Faced l'ho super usata e possiamo decisamente metterla in pensione, bye bye palette glitter. Per il momento sto dando via queste tre palette, anche se questa è bellissima, è la Peppermint Mocha di Too Faced,
ed è assolutamente nuova, ma ho tanti colori simili, quindi posso tranquillamente regalarla. Poi darò via anche questa di Urban Decay, è meravigliosa veramente, ma ho molti colori simili e l'ho comunque utilizzata molto, anche se non penso si veda, ma con i colori glitterati non si riesce a capire molto bene, ma anche questa è una splendida palette. Questa, ragazzi, è una delle mie palette preferite, è la Electric di Urban Decay. I colori sono veramente pazzeschi e quindi questa assolutamente la teniamo. Ho fatto un po' di casino perché li ho utilizzati molto, ma è anche questa super consigliata se vi piacciono questi colori così molto fluo, molto neon, molto forti. La Mini Breaker di Jeffree Star. Questa ha dei colori veramente pazzeschi, l'ho utilizzata in un tutorial, ragazzi, e la adoro! Ok, non è esattamente come vorrei che fosse, però perlomeno riesco a chiudere il cassetto, riesco a vedere quali palette ho e a raggiungerle meglio. Quindi, fatto anche questo, ragazzi. Altro casino. Allora, c'è un'altra palette, vedete, devo costantemente prendere roba e metterla negli altri cassetti. Questa è meravigliosa, però ho fatto un po' un disastro. Questo teoricamente è il cassetto dei rossetti, ragazzi. E anche i rossetti sono sistemati. Qui ci sono tutti i miei rossetti in stick di Givenchy, come potete vedere ne ho tantissimi perché li adoro, sono idratanti sulle labbra ma non sono appiccicosi, no transfer, amo 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 i rossetti Givenchy, qui ne ho tre invece che sono, questo è più un primer per le labbra e questi invece sono dei rossetti, questo è bellissimo, è un nude veramente stupendo. Poi qui ne ho altri di Gerard Cosmetics, un brand con cui ho lavorato qualche tempo fa e hanno rossetti, ragazzi, pazzeschi. Poi ci sono altri rossetti Tom Ford, il backup del Vice Lipstick colore Backtalk di Urban Decay che amo. E poi altri rossetti, questi sono glitterati e voglio tenerli perché mi piace ogni tanto giocare con i colori e specialmente con quelli glitterati, anche se purtroppo non penso che mi stiano benissimo, però sono favolosi. E poi appunto qui ce ne sono altri di Dior, quelli classici in stick, questo è un bellissimo corallo. E poi appunto ci sono questi che sono un pochino più scuri di un'altra linea e qui invece ho messo alcuni rossetti liquidi. Passiamo ai, qui dovrebbero esserci, oh mio Dio, è scoppiata una bomba qua dentro, qui ci sono i lip gloss, ragazzi, quindi mettiamoli a posto, anzi, ma prima vi faccio vedere tutti i rossetti che abbiamo eliminato da qua. Eccoli qua, non sono tantissimi, ma comunque c'è un bel declutter e sono in realtà tutti o vecchiotti oppure colorazioni che non mi stanno bene. Sistemato anche il cassetto dei lip gloss, ragazzi, qui ci sono i Melted di Too Faced, qui ci sono tutti i mini NYX dei calendari dell'avvento, qui invece ci sono i full size, adoro in particolare i liquid suede, sono fantastici, proprio la formulazione mi piace. Poi qui ci sono invece matti toni, quindi rossetti in stick, e qui invece ci sono tutti i miei gloss di Givenchy, quindi ci sono sia gloss che rossetti, perché questi in realtà sono più dei rossetti e mi piace. Mi piace il risultato, sembra tutto molto in ordine. E questi invece, ragazzi, sono i rossetti di gloss che daremo via. Questo cassetto è stranamente tutto ordinato, quindi non dobbiamo fare assolutamente nulla. Qui ci sono gli ombretti mono. E qua sotto anche è abbastanza ordinato il tutto, quindi un cassetto che non uso praticamente mai, questi due. E qui ci sono altri ombretti mono, piccole palettine, pigmenti, questi sono tutti MAC Cosmetics, qualche palettina Benefit, là sotto ce n'è una di Inglot e altri pigmenti MAC. E qui appunto ci sono alcune palettine, questa di Givenchy, bellissima, e
altri brand, Chanel, Avon e Diego Della Palma, altre cosine. Questo è di NARS. Qui ci sono gli eyeliner e i mascara. No, solo eyeliner, qui ci sono solo matite e eyeliner, ma anche qui direi che tutto sommato la situazione è abbastanza sotto controllo, quindi possiamo skippare. Poi qua sotto c'è un po' un casino, qui dovrebbero esserci, allora, primer e vari eyeliner, prodotti per sopracciglia, no, in realtà anche questo è un illuminante. Ok, vediamo di fare un po' di ordine. Tra questi daremo via questi due matitoni Collistar e una, non questa, ma la base NYX glitterata. Eccola qua, che è tipo un po' frosty come colore, quindi non mi trovo benissimo con questa. Daremo via anche la eyeshadow base di Dermacol. Altro prodotto che daremo via è questo Color Paint Acqua XL di Make Up For Ever. È praticamente vuoto. Riordinato anche questo cassetto, ragazzi. Qui ho messo tutti gli ombretti matitone. Tipo questo è bellissimo di Deborah Milano e i brand insomma sono un po' misti, c'è qualcosina di NYX, di Kiko, di Givenchy. Poi qui ci sono invece tutte le matite labbra, come vedete ne ho molte che devo ancora aprire e poi ce ne sono altre che ho già utilizzato. Qui ci sono invece glitterini, alcuni MAC, altri, questo era di Kiko di secoli fa ma sono bellissimi. E qui ci sono invece i primer occhi. E qua sotto, allora, qui ci sono alcune palettine, questo cassetto lo sistemiamo abbastanza in fretta e abbastanza decente, dai. Darò sicuramente via questa palettina di Clarin che ho usato molto, ma ho tanti colori simili appunto che posso tranquillamente regalarla a qualcuno. Altra palettina che daremo via è questa di Inglot, questa l'avevo comprata al negozio di Amsterdam, mi ricordo, ma ce l'ho veramente da un sacco di tempo e posso anche questa tranquillamente regalarla. Ehi, mi sa che dovremo comunque tornare in questo cassetto per riempirlo con altre palette che troveremo in giro. Vedremo. Ok, qui c'è veramente, veramente un casino. Vedo già alcune palette che possiamo mettere. Questa si era rotta, ma in realtà nel trasporto me l'hanno consegnata che era già così, però i colori sono talmente belli che comunque voglio pulirla e utilizzarla. Questa è di Pixi, qui ci sono in realtà gli ultimi arrivi, ragazzi, quindi qualcosina la terremo in questo cassetto per i prossimi video, almeno vediamo che cosa c'è sotto perché nemmeno mi ricordo che cosa ci fosse in questo cassetto. Allora, palette di ombretti e penso che anche questa sia una palette di ombretti, decisamente. Questa però vedo dai colori che non sono colori che mi stanno particolarmente bene, l'azzurro purtroppo un po' in tutte le sue tonalità, specialmente quelle più chiare, non mi sta molto bene, quindi anche questa la regaleremo. E questa è la montagna di roba che abbiamo per adesso, ragazzi, che daremo via. Altro cassetto sistemato, qui ci sono tutti i prodotti che ancora non ho aperto e non ho utilizzato, quindi li tengo qui per i prossimi video. Se voglio fare dei get ready with me o appunto dei tutorial, voglio utilizzare prodotti nuovi e testarli con voi. E qui sotto mi sa che ce n'è un altro, sì, strapieno di roba che devo ancora aprire ed utilizzare. Vediamo. Per il momento diamo via questi due Extreme Velvet di Mesauda, sono ottimi, ma le colorazioni non sono colorazioni che mi stanno bene. Decisamente devo dare anche via questo di Divage, è un gel per mascara, ma è decisamente troppo scuro per me. Ragazzi, anche questo cassetto l'abbiamo sistemato, quindi in entrambi i cassetti ci sono le cosine che utilizzerò appunto nei prossimi video di make up che ancora devo testare. E poi qua sotto ci sono prodotti per capelli, piastre, spazzole e lacche e roba del genere, però possiamo tranquillamente lasciarli così questi cassetti perché più ordinati di così, e sì, ci sono capelli nelle spazzole, non giudicatemi. Questo è il risultato per adesso del nostro decluttering, ragazzi. Devo dire che siamo stati molto molto bravi perché stiamo dando via un sacco di roba e abbiamo sistemato definitivamente
questi due mobiletti Alex, ma non è finita perché dobbiamo passare alla specchiera, perché anche qui c'è un casino, ragazzi, quindi sistemiamo un pochino anche questo cassetto. Questo cassetto è il cassetto dei prodotti che uso più di frequente, quindi i prodotti che uso quotidianamente, e va un pochino sistemato, direi. Queste sono le cosine che andremo a mettere nei cassetti Alex, perché le ho già testate. Queste invece sono le cosine, aiuto, queste sono le cosine invece che daremo via, ragazzi. Tutti i prodotti labbra. Abbiamo finito con il decluttering sia della parte dei rossetti, qui ci sono tutti i miei rossetti preferiti, quelli che uso più spesso, vediamo, ve ne faccio vedere qualcuno, c'è questo di Mellow Matte Liquid Lip Paint, il colore è Milan, tanto mi si è spezzata l'unghia, sig, nel frattempo, ma ragazzi, è un lavoro duro, ma qualcuno lo deve pur fare il decluttering. Poi, altro rossetto che adoro è il Velvet Teddy di MAC, questo è un matte, sì, è un matte ed è un nude meraviglioso. Poi, altro rossetto che sto indossando moltissimo in questo periodo è il Velour Liquid Lipstick di Jeffree Star in colore Can't Relate. Altro che mi piace moltissimo è di Flormar, il Silk Matte Liquid Lipstick. Questo è in colore 002. E abbiamo sistemato anche la parte occhi. Qui ci sono le palette che sto utilizzando in questo periodo, di Pixie, Too Faced, e anche questa è di Too Faced. Questa in realtà è di una collezione di qualche anno fa, ma ho iniziato a utilizzarla da poco e mi sta piacendo molto. E poi qui ci sono altre due palette di Urban Decay, c'è la Naked Honey e la Naked Basics 2. Poi questo invece è un ombretto in crema di Victoria Beckham, ragazzi, che è qualcosa di meraviglioso, lo uso di solito sopra agli ombretti per creare questo effetto luminoso bellissimo. E poi qui ci sono, insomma, primer, occhi, la Shadow Insurance di Too Faced, il primer di Fenty Beauty, il mio piegaciglia e poi altri prodottini che utilizzo. Questo eyeliner, ad esempio, mi sta piacendo moltissimo, che è di Fenty Beauty. Sistemiamo adesso anche la parte viso. Qui ci sono fondotinta, correttori, ciprie e blush, terre, eccetera. Quindi tutto quello che ha a che fare con la base. Questa è una nuova cipria di Diego Dalla Palma che sono molto curiosa di provare, ragazzi. Anche questa volevo farvela vedere, probabilmente la conoscete, la Natural Face di Too Faced. Amo questa palette, sia gli illuminanti che i blush che le terre sono bellissimi. E anche il packaging è molto molto carino, bisogna ammettere. E abbiamo sistemato anche la parte face, la parte base, questi sono i correttori. Fondotinta, ragazzi, questo è il Hello Happy versione liquida e ci credete, non l'ho ancora provato, quindi sono molto curiosa, devo provarlo nei prossimi giorni. E poi qui c'è un duo Wycon che mi piace molto, blush è illuminante, molto naturale questo blush. E poi appunto altri correttori, nuovo blush che devo usare di Wycon, questo è liquido, e poi altre cosine, questa è una cipria che mi piace molto, di Dior, molto chiara, opaca e fantastica. E direi che il nostro cassetto è finalmente sistemato, ragazzi, prodotti viso, occhi e labbra. Queste sono le cosine che daremo via, ragazzi, ci sono alcuni prodotti Mesauda, questa è una sacchera, sì, è il duo terra e
questo prodotto non l'ho mai utilizzato, quindi, però la terra è un colore fantastico, ma ne ho talmente tante, ragazzi, che posso tranquillamente farne a meno. E poi abbiamo appunto altri prodottini che daremo via, questi invece li butterò perché sono tutti mascara, tipo questo è sicuramente scaduto perché ha uno strano colore, e questi invece sono mascara, ragazzi, che vanno assolutamente buttati dopo che li hai utilizzati per 3 mesi. Quindi molto soddisfatta, ragazzi, dell'ottimo lavoro anche qui. E ce l'abbiamo fatta, ragazzi, sono molto molto felice appunto di aver sistemato finalmente tutto il mio make up. Guardate come siamo stati bravi, ragazzi. È veramente tutta un'altra cosa rispetto a prima, specialmente questi cassetti, non riuscivo nemmeno ad aprirli, invece adesso finalmente riuscirò a prendere le cosine per i nuovi make up tutorial, quindi sono super soddisfatta del risultato, ragazzi. Queste invece sono tutte le cosine che daremo via, non quelle che butto, ma proprio le cosine che daremo via, ragazzi, che regaleremo, e sono tantissime. Quindi sono molto orgogliosa di aver liberato così tanto spazio, di poter regalare così tanti prodotti. Ok, ragazzi, questo è quanto per il decluttering della mia makeup collection. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella e mettete like al video se vi è piaciuto. Bacio grande, vi abbraccio forte, venite qua che vi abbraccio fortissimissimo, e noi ci vediamo domani con un nuovo video che sarà un vlog, vi anticipo. Bacio, ciao!